Con questo tutorial andremo a scoprire le funzioni di OneNote per quanto riguarda la matematica. Vedremo come fare a scrivere un'equazione, trovarne la soluzione, vederne i passaggi che hanno generato la soluzione, adoperare gli strumenti di lettura immersiva e al termine generare un test con un livello di difficoltà pari livello all'equazione scritta. Per fare tutto questo, aprire OneNote, cliccare su Nuovo per creare un nuovo blocco note oppure cliccarne su uno già esistente. Andare quindi a cliccare su sezione per creare una nuova sezione oppure selezionarne una già esistente. Dare un nome alla sezione. Quindi cliccando su disegno e su penna scrivere l'equazione desiderata. È possibile farlo con una tavoletta grafica, con una LIM o con un mouse, esattamente come sto facendo io. Dopo aver preso lo strumento di selezione e averla selezionata, fare clic su Matematica. Dalla barra laterale, cliccare sulla casella Seleziona un'azione e quindi trova X per trovarne il risultato. Cliccando su Mostra passaggi sarà invece possibile visualizzare i passaggi che hanno generato il risultato stesso. Vi è la possibilità, cliccando sull'icona presente in alto a destra, di avere le stesse funzioni della modalità immersiva di Word e quindi per i docenti, facendo clic su Genera un test pratico, sarà possibile impostare il numero delle domande e cliccare su Genera test per poter ottenere un test pari livello alla funzione scritta. Scorrendo verso il basso e quindi cliccando su Invia, sarà distribuito il test a tutti i ragazzi.